Signori, se questo video raggiunge i 10.000 like e più di 5.000 commenti nel giro di 24 ore qui sotto con scritto hashtag PCHunter, vi presento la mia ragazza. Avete capito bene? Non è vero, non succederà mai, però nel dubbio voi spolliciate e commentate il nastro hashtag PCHunter. Amore mio, bentornati a tutti, carichissimo mai sul canale oggi con un nuovo video sgongoloso, incredibile ma vero. Finalmente ragazzi, ho aspettato questo giorno da mesi. E tra l'altro guardate che roba qui dietro. Esattamente questo qui è il nuovo computer. Attualmente l'ho voluto coprire momentaneamente con il telo, perché non è che ve lo posso spoilerare e far vedere immediatamente. Dovete godervi il video ragazzi, dovete guardarlo tutto. Però mi raccomando, importantissimo, 10.000 like più di tutti quei commenti che vi ho richiesto all'inizio del video, perché potreste avere una grandissima e piccolissima sorpresa. Ok? Bomberoni, però prima di andare avanti col video, permettetemi di ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. Al povero ragazzi, voglio veramente ringraziare dal profondo del mio cuore i ragazzi di PCHunter, tutti, dal primo all'ultimo. Soprattutto le ragazze. Soprattutto voglio anche ringraziare Aurus ragazzi, che mi ha dato questa grandissima possibilità. Mi sento un po' come un bambino al parco giochi ragazzi, veramente avermi dato più che altro questa possibilità. Quindi io veramente sarò eternamente grato a tutte queste persone. Anche perché, parliamoci chiaramente, allora, il mio computer inizialmente era questo qua, che state vedendo in questo momento, ok? Adesso, purtroppo, dalle foto dei video non rende molto bene la grandezza e le dimensioni. E questo è quello che vado dicendo da diversi anni a questa parte le ragazze quando mando le foto mie. No, non è vero, scherzo. Adesso, non so se si vede, ragazzi, credetemi. Allora, questo qua è un computer estremamente grosso, è enorme. Io ho una roba del genere 25 anni della mia vita. Non l'ho mai vista. Quindi, questo computer qua non è lo stesso che avete visto in streaming sul sito Viola. E magari qualcuno di voi si starà chiedendo, allora, perché ci hai fatto vedere quel computer? Ai tempi vi feci vedere quel computer perché, appunto, potenzialmente l'idea di base era quella, quello doveva essere il mio computer. Siccome sono diversi anni ormai che io ve lo dico che i ragazzi di PCHunter sono i numeri uno, cosa è successo? Che come sempre hanno voluto farmi una super sorpresa. Quindi da un computer con un case relativamente piccolino siamo passati ad un carro armato, e da un computer con il raffreddamento con le ventoline siamo passati ad un computerone con il raffreddamento full liquido. Avete capito? Mi è veramente scappata ragazzi. Io... queste persone qua, io veramente ragazzi rido, perché credetemi, non so come trasmettere la mia felicità nell'aver ricevuto un prodotto, un gioiello. Io lo definisco un gioiello. Questo computer qua è un vero gioiello, che di per sé già questo qui, che voi adesso non vedete benissimo, già questo qua è, raga, è enorme, ok? Da portare, io ho sempre avuto dei case piccoli perché così li porti senza far fatica. Il problema è che poi lo dico ma non lo faccio, perché sono uno più grosso dell'altro. Già questo qua è enorme, il vecchio, che poi è vecchio, cioè ragazzi, questo computer qua è potentissimo. Il nuovo è ancora più grosso. Però attenzione, perché non finisce qui, perché oltre al computer vi ricordo che sempre i bomberoni di Aurus ci hanno spedito, cioè ragazzi, non un monitor qualsiasi, 27 pollici. Credetemi che questo qui mi metterà in serie difficoltà. Attualmente nella mia postazione ci sono questi monitor, ok? E pensavo di essere a posto. In realtà, con l'arrivo di questo nuovo diamante, adesso raga, io questo qua mi sa che per forza cose me lo metterò come monitor principale per giocare, perché è una bomba incredibile. Qua ci sono tra l'altro dei pacchi Amazon contenenti tutti i vari cavi per poter fare il collegamento del dual setup, quindi il computer da gaming con il computer da streaming. Adesso con l'aiuto di mamma Eze andiamo a tirare fuori innanzitutto questo monitor, che è un gioiello, vero mamma? Qua è una bestia, eh? È spettacolare. Quindi tiriamo fuori, qua ci sono i cavetti. Cavetti. Mi stai riprendendo? Spamma. Lo vedete, eh, che Eze? Bravi. No, è responsabilità tua se mi si vede male. Allora adesso, che minestra, come si fa? Che porco nastro peloso. Porca minestra. Prima di far vedere il computer dobbiamo far vedere il monitor, giusto? Direi di sì. Guarda che bello. Vedi che è nuovo di pacca, eh? Nuovo. Sai che non l'ho mai visto nemmeno io, è la prima volta che lo vedo, eh? Dal vivo. La madò come pesa. E porco nastro peloso. E figaro. E che spettacolo. Vengo vicino così si vede meglio. Adesso, una volta montato il nostro nuovo monitor, direi che è arrivato il momento di svelarvi la bestia che è qui sotto. Siete pronti? Uno, due. Oh, mi raccomando, spolliciate. Voilà! Guardalo qua, il nostro nuovo carro armato. Prima di tutto, ragazzi, qui troviamo il nuovo logo di PCHunter. Bellissimo, guarda che figata. Nuovo case dell'Aurus, ragazzi. Guardate, io non so se rendi l'idea, ma è impressionante. Ora lasciate stare tutti quanti i cavi là in fondo, che adesso è una situazione estremamente temporanea. Poi devo sistemare tutto, devo ancora fare il collegamento. Insomma, devo sistemare tutti i cavi, ci vorrà un po' di tempo. Adesso, però, è arrivato il momento. Lo accendiamo? Dovrebbe accendersi da qua. Oddio, è partito! È partito! È partito il carro armato, ragazzi! Eccolo qui! Si accende tutto! Naturalmente abbiamo scelto un liquido arancione, che è il nostro colore rappresentativo.
Ma senti che roba. Tra l'altro non so se si nota, ma guardate qua sopra che ci sono praticamente Madonna, ma di cosa stiamo parlando? Dai ragazzi, io vi giuro che sono letteralmente oh, sto tremando, cioè vi giuro sto tremando. Non so, ho un'emozione ragazzi, sono senza parole. Tra l'altro guardate qua le schegge di luce che vengono riflesse sul case. Tutto il contorno, guarda, pieno di LED che continuano a cambiare naturalmente. Poi ragazzi, i colori uno li imposta come vuole, ma io lascio questo che per me è impressionante. Volendo potrei anche togliervi il vetro per farvi vedere, cioè guardate quante ventole c'ha. Due qua di lato, tre ventole sopra. E come se non bastasse ne ha altre tre. Cioè ragazzi praticamente c'ha 8 ventole quel computer qua. Guarda che roba, impressionante. Devo essere sincero, io ve lo aprirei, toglierei anche il vetro per far vedere un po' di più i colori all'interno, come è fatto, perché è devastante. Però c'è un problema, che non vorrei distruggerlo prima ancora di iniziare ad usarlo. Quindi ragazzi, mi sa che lo lascio così. Sulla pagina Instagram di PC Hunter, che trovate qui al mio lato, trovate tutte le foto, tutti i dettagli di questo computer, tutte le varie componenti. Come se non bastasse ragazzi, guardate la parte frontale del case, anche qui con il logo Aorus completamente RGB che cambia colore. Veramente un case impressionante. E cioè guarda ragazzi, guardate che robe. Ripeto, i colori poi volendo li potete tranquillamente scegliere voi. Attualmente io opto per questa combinazione che è veramente impressionante. Tra l'altro adesso sicuramente state sentendo le ventole a palla ragazzi, ma volendo uno se le può tranquillamente regolare. Morale della favola, questo qui che state vedendo esattamente è il mio nuovo computer da gaming. È completamente un Transformers. E sinceramente, cosa volete che vi dica? Sono mesi che ci stiamo lavorando. Sono mesi che stavo aspettando questo giorno, questo gioiellone, anche se non pensavo potesse arrivarmi una bestia del genere. E devo ringraziare davvero tantissime persone. Parto da voi. Voglio ringraziarvi tutti quanti, uno ad uno, nessuno escluso, per il supporto che giornalmente, quotidianamente mi date da anni a questa parte. Perché se oggi ho avuto il privilegio, la possibilità, l'opportunità e la super fortuna di potermi permettere una bestia del genere, che credetemi sono ancora incredulo, è soprattutto anche merito vostro ragazzi, che ci siete tutti i giorni, che passate a darmi il vostro contributo. Voglio ringraziare per l'ennesima volta anche Aorus, e non smetterò mai di farlo perché veramente non so descrivere la... ce l'ho qua e me lo sto guardando come se fosse tipo una bella pischella, no? Che effettivamente forse è ancora più bella. Ah, a proposito di pischelle, ringrazio anche tutte e soprattutto ragazzi di PC Hunter che sono magnifiche. Ah, a proposito di PC Hunter, io li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo. Voglio ringraziare Luigione, grande Luigione, che è il bomber ragazzi. Luigione veramente io lo stimo tantissimo, veramente è colui che ha sempre messo la mano nei miei computer, in tutti e due i miei computer, e ad oggi, se dopo 2 anni che ho avuto un computer di PC Hunter non ho mai avuto problemi, a te che mi tocca, lo devo totalmente a lui, a tutta la squadra. Giustamente però devo anche ringraziare il Bomberone Japan e il Super Big Bomber Max, che sono due grandissimi tifosi della Juventus. Non è vero, so che mi ammazzerà dopo questa uscita, però io veramente li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. Però più di tutti, adesso guarda, mi metto pure le cuffie, devo ringraziare una persona, che non è una persona qualsiasi. Devo ringraziare, guarda, posso definirlo anche veramente un fratello per tutto quello che lui ha fatto per me. Voglio ringraziare ragazzi Peppe di PC Hunter. Peppe è colui che veramente stimo in una maniera impressionante, fuori dal comune. È una persona a cui io sarò eternamente grato. È una persona che unisce amicizia e professionalità. La cosa bella di PC Hunter è che è venuto a crearsi un rapporto proprio bello umano. E penso che sia una cosa rarissima al giorno d'oggi. Io con Peppe posso dire di aver trovato un tesoro a 360 gradi, perché non ho trovato il Peppe di PC Hunter, una persona che mi aiuta quando ho problemi con PC. Ho trovato un amico, ho trovato una persona onesta, sincera, leale, pura, genuina. Una persona che mi ha accolto nel suo negozio come se fossi un figlio. Una persona che mi ha aiutato quando ho bisogno e che mi aiuta quando sono nella merda. Credetemi, è una cosa che non scorderò mai. Vi sarò eternamente grato, eternamente debitore, per avermi dato la possibilità di continuare a lavorare in situazioni anche difficili. Vi dico questo non perché mi sono fatto un computer da loro, né tantomeno perché mi stanno pagando, magari. Vi dico questo perché secondo me è giusto che la gente sappia. La gente deve sapere, tante cose che accadono dietro le quinte non vengono mai portate poi di fronte ad una telecamera. Dal momento in cui io, fortunatamente, ho la fortuna di essere seguito da un buon bacino d'utenti, voglio che la gente sappia. Voglio che la gente sappia perché io mi piace essere riconoscente nei confronti di chi merita. Mi piace ringraziare chi merita realmente di essere ringraziato.
ringraziato. E attenzione, non è che ho ricevuto questo trattamento perché Esector fa video su YouTube o fa le stream su Twitch. Loro neanche mi conoscevano. Di conseguenza vi dico questo perché, così come ho avuto il privilegio, la fortuna di ricevere questo trattamento, io lo potete ricevere anche tutti quanti voi. So cosa vuol dire spendere tanti soldi in un computer, vederlo sgretolare dopo 3 mesi, dopo 4 mesi, perché è andato a fuoco, perché è montato male, assemblato male. So cosa vuol dire, ci sono passato. Quindi, dal momento in cui di computer l'ho cambiati a bomba, ragazzi, se posso darvi un consiglio, PC Hunter è il negozio dei sogni. Detto questo, adesso mollatemi che devo andare devo andare a godermi il mio nuovo gioiellino, anzi i miei 2 nuovi gioiellini, perché c'è anche il super big monitor. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa bestia. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Ah, e dimenticavo, grazie mille a tutti quanti dal profondo del mio cuore. E Peppe, ancora una volta sei riuscito a farmi una super sorpresa. Grazie mille, amico mio, ti voglio bene.